Un teatro che festeggia 12 anni di attività e si inaugura appunto dopo 12 anni di brillante attività. Vediamo, Franco Parenti. Festa inaugurale per un teatro vivo e attivo, strano ma non troppo. 12 anni tra lavori di ristrutturazione, difficoltà economiche, pubblico disorientato. Ora una nuova fase per il Franco Parenti. Pagati i debiti, grazie anche al Comune, ottenuta l'agibilità definitiva, si torna ad essere un punto di riferimento importante per la cultura a Milano. Ce l'ho fatta a mettere a posto questo teatro, che ha avuto tanti problemi e come vedremo in certi video eravamo sempre in mezzo ai calcinacci, e dunque penso che posso permettermi di essere una ragazzina e di ricominciare. André Fiammain entrò qui con Franco Parenti nel 1972, una lunga storia quella del Pier Lombardo, spettacoli memorabili e personaggi quasi mitici come Testori e Tadini. Dopo la scomparsa di Parenti, André Fiammain ha continuato con tenacia ed è riuscito a mantenere vivo un sogno. Narrato in due libri, Storia di un sogno, il primo nel 99, e quello nuovo, Responsabilità del sogno. E il sogno continua. Ogni spettacolo muove e ne arriva un altro, per cui proprio un teatrante ha l'umiltà di sapere che non raggiunge mai un punto d'arrivo. La prossima stagione arriveranno Necrosus con L'idiota di Dostoevsky, Gifuni e Bergamasco con Il piccolo principe, Daniel Pennac, Valerio Binasco con Alvaro Orvacher, Mario Martoni con Le operette morali di Leopardi e tanti altri. Appuntamento al 4 di ottobre. È tutto.